Il problema è che qui abbiamo un giornalista, editore, nonché cofondatore di una piattaforma informatica che è stato accusato in maniera assolutamente infondata di alcuni crimini, quando in realtà il suo obiettivo e l'obiettivo del gruppo che in qualche modo lui rappresentava era quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di reati contro le persone, contro l'umanità, compiute anche dai governi con le cosiddette missioni di pace. Probabilmente il fatto che ci sia stato questo accanimento giudiziario mondiale contro di lui e anche il silenzio della stampa rappresentano come dire, una situazione estremamente grave riguardo la libertà di stampa, la libertà di informazione, il giornalismo d'inchiesta, che peraltro mi pare che oggi in Parlamento europeo abbia come dire, raccolto favore anche da alcuni esponenti del PD. Quindi è evidente che c'è un tema che non riguarda solo Assange. Assange è un simbolo che deve essere tutelato, ma c'è un tema che deve essere sollevato in maniera estremamente precisa. Grazie. Grazie a voi.